da un robot scaricatore, perché la macchina era una macchina semi-automatica, cioè ci sono degli operatori e poi dei robot. E lui non doveva trovarsi? Assolutamente non doveva trovarsi in quella, o anche se doveva essere disattivato, il robot non doveva in ogni caso muoversi. Quindi là c'è stata qualcosa, non voglio sì. dire, era in un'area indagini. Interdetto. Sicuramente ha bypassato la sicurezza. Ho centrato da, non so. Qualcuno gli ha chiesto una mano, come si dice? È rimasto schiacciato da un robot scaricatore. Questo qua ce lo dovranno dire le indagini, ovviamente. Sì, ci sono delle indagini in corso, sì. Nel reparto in Valli. Quindi si indagherà perché lui è lì. Perché sì, lui è... in un'area interdetta si trovava. Ma quindi la sua funzione originaria, diciamo, qual era? Lui era capo macchina. Sì. Lui era responsabile di questa linea e aveva degli altri operai addetti, perché non è una macchina totalmente automatica, ma ci sono sia degli operatori che... Ma scusi, sta indagando perché lui si trovasse lì, ma in che senso un'area interdetta? Perché lui era capo macchina. Lui può accedere, però non, il robot non si doveva muoversi. Quindi forse non è stata disattivata. Non c'è stata un'anomalia della macchina e ci sono le indagini in corso, e in questo caso non farei neanche delle dichiarazioni, perché poi mi troverei in una posizione un po'... Questo è rimasto schiacciato da un robot. Robot, sì, quello che scarica i pezzi. Scaricatore nel reparto. Praticamente i pezzi vengono imballati in dei cartoni e questo robot... Sulla dinamica sono in corso le indagini. Sì, sulla dinamica sono in corso. Sicuramente, questo posso aggiungerlo io di mio, non è stata una fatalità. Fatalità sono altre.